Buongiorno, sono Francesca Romana Orlando, sono una giornalista professionista, da tanti anni mi occupo di divulgazione scientifica e sono anche responsabile dell'associazione Amica che si occupa di inquinamento elettromagnetico e negli ultimi tempi di 5G. Oggi vi parlerò della correlazione che è stata ipotizzata tra l'epidemia da coronavirus e antenne 5G. Chiaramente io non sono una ricercatrice, ma il mio ruolo è quello di mettere insieme le evidenze scientifiche che ci sono, che sono proposte dagli scienziati, per verificare la plausibilità di questa correlazione. L'anno scorso ho pubblicato insieme al dottor Fiorenzo Marinelli, che è un biologo ricercatore proprio degli effetti biologici dei campi elettromagnetici, il libro Wireless. E abbiamo preso in considerazione oltre 300 pubblicazioni scientifiche indipendenti. Tra queste alcune si occupano proprio di effetti della radiofrequenza sul sistema immunitario. Va chiarito che le frequenze del 5G sono diverse e quelle in uso oggi sono molto simili alle radiofrequenze già utilizzate per la telefonia mobile, UMTS e anche per il Wi-Fi. E quindi, basandoci sugli studi presenti su queste tecnologie, possiamo anche fare delle considerazioni sul 5G in uso. Come si fa a dimostrare la correlazione tra esposizione al 5G e epidemia da coronavirus? Bisogna innanzitutto percorrere due strade, quella della plausibilità dei meccanismi d'azione. Ci sono studi che spiegano come possa agire la radiazione della radiofrequenza sul sistema immunitario e quindi sulla capacità di risposta al coronavirus. E poi c'è un altro tipo di riflessioni da fare che sono appunto quelle relative all'epidemiologia. Cioè, è vero che dove il coronavirus si è diffuso di più o ha causato più vittime, c'era in quegli ambienti, in quei luoghi, un'esposizione a 5G? E poi è vero che dove c'è l'esposizione a 5G ci sono più casi di coronavirus? A provare a dare una risposta è stata la dottoressa Magda Avas, canadese, che da tanti anni fa ricerche sugli effetti biologici dei campi elettromagnetici e si occupa in particolare di elettrosensibilità, la quale ha espresso la sua posizione in un articolo che qui vedete. Lei ritiene che se il sistema immunitario è compromesso dai campi elettromagnetici, ma anche da altri fattori di rischio, come potrebbe essere l'assunzione di farmaci o l'età avanzata, allora è probabile che la risposta individuale al coronavirus sia più grave o più lunga. E per motivare questa sua presa di posizione, cita diversi studi. Il primo è quello di Smidieschi del 2013, il quale ha trovato proprio che l'esposizione a breve termine a radiofrequenza e microonde può stimolare temporaneamente certe funzioni del sistema immunitario, ma nel lungo termine invece inibisce queste funzioni, quindi rende più vulnerabili. La Havas poi cita due suoi studi. Il primo riguarda soggetti ipersensibili. Lei ha visto che alcune persone con ipersensibilità individuale rispondono all'esposizione a radiofrequenza con alterazioni del sistema nervoso centrale autonomo e una frequenza cardiaca irregolare o più veloce. Quindi l'alterazione a livello cardiocircolatorio può rendere più difficoltosa la risposta individuale al virus. Un altro studio è quello di Borchietti del 1996, e in questo caso sono stati presi in considerazione lavoratori esposti a campi elettromagnetici di media frequenza e anche lì si è visto che c'è una risposta con alterazione neurovegetativa della funzione cardiovascolare. La Havas nel 2013 ha pubblicato uno studio, sempre su soggetti ipersensibili, dimostrando che l'esposizione a radiofrequenza in questi soggetti produce un'agglomerazione dei globuli rossi, cioè rende il sangue più viscoso e questo potrebbe impedire il rilascio di ossigeno nelle cellule, rendendo la respirazione più difficoltosa. Facendo delle ricerche ho trovato un altro studio che conforta questa scoperta ed è di Obuchan del 1998, è un articolo di un gruppo di ricerca ucraino, e anche loro hanno trovato che
ci possono essere danni alle cellule staminali dei globuli rossi in conseguenza dell'esposizione a campi elettromagnetici ultra alti. Un altro ricercatore di fama internazionale che si è occupato di questa ipotesi di correlazione tra epidemia da coronavirus e 5G è il professor Martin Pall, professore emerito dell'Università di Washington, che io conosco da tanti anni perché il professore si occupa di malattie ambientali come la sensibilità chimica multipla, la fibromialgia, l'elettrosensibilità, la sindrome da fatica cronica. E negli ultimi tempi si sta impegnando sempre di più nello studio degli effetti dei campi elettromagnetici perché è convinto che si tratta di una forma di esposizione ubiquitaria che mette in pericolo la salute pubblica. Il professor Pall, in questo articolo che è tradotto e disponibile sul sito di Amica, che vedete qui sotto, www.infamica.it/covid-19-5G, scrive questo: la domanda che solleviamo non è se il 5G sia responsabile del virus, chiaramente no, ma piuttosto se la radiazione del 5G possa esacerbare la replicazione virale, la diffusione dell'epidemia o la sua mortalità. Però in ogni caso, al di là delle ipotesi, bisogna subito spegnere le antenne del 5G, in particolare le microcelle poste nelle immediate vicinanze di case, scuole, aziende, luoghi di culto e ospedali. Quali sono le basi scientifiche per fare questa richiesta? Innanzitutto il professor Pall ormai da un paio di anni pubblica continuamente appelli, studi, lettere aperte proprio per chiedere una moratoria del 5G perché è un salto nel vuoto, nel senso che già oggi si conoscono gli effetti biologici importanti della radiofrequenza, della telefonia mobile e il 5G è comunque un aggravante di questi effetti biologici perché si va ad aggiungere a quelli che sono già presenti nel nostro ambiente. Uno studio che cita è quello di Feldman del 2018 e colleghi, e questo ricercatore ha fatto diverse pubblicazioni sugli effetti delle onde millimetriche e ha trovato che c'è una risonanza tra le radiazioni del 5G, in particolare le onde millimetriche, e i dotti sudoripari, e che questi fungono da perfetti recettori della radiazione elettromagnetica, con la possibile conseguenza che ci possa essere un'accelerazione della replicazione batterica e virale. Però qua ci dobbiamo ricordare una cosa, che in Italia ad oggi le frequenze utilizzate dal 5G non comprendono quelle millimetriche, quindi ancora non sono state installate antenne per le onde millimetriche. Un altro studio citato dal professor Martin Pall è questo di Russell del 2018, che trae questa conclusione, cioè l'esposizione a radiofrequenza tutta è associata a effetti biologici come lo stress ossidativo, l'alterazione dell'espressione genica, effetti sulla pelle, abbiamo visto quelli di prima tipici del 5G, e sulla funzione immunitaria. Quindi tutta la radiofrequenza, non solo il 5G, è in grado di causare queste alterazioni. C'è uno studio poi qui molto interessante citato da Pall che riguarda la replicazione dell'RNA del virus che sarebbe stimolata lì dove l'organismo ospitante ha uno stress ossidativo che è proprio un effetto biologico caratteristico dell'esposizione a radiazioni da radiofrequenza. Quindi quello che ipotizza Martin Pall è se la replicazione dell'RNA è stimolata dallo stress ossidativo e se lo stress ossidativo è una caratteristica tipica dei campi elettromagnetici di radiofrequenza, ecco qui che c'è una correlazione. Non solo, ma quest'altro studio di Bai e colleghi del 2020 ha proprio trovato che la replicazione virale è stimolata dall'aumento del calcio intracellulare, dall'aumento dell'NFKB, dall'aumento dell'infiammazione, dell'apoptosi e, come visto prima, dallo stress ossidativo. Tutti questi sono effetti biologici della radiofrequenza. Quindi a questo punto si può concludere che c'è una plausibilità di meccanismo, nel senso che gli studi scientifici suggeriscono che le radiazioni di radiofrequenza, tutte cellulari, wifi, radar, quindi non solo 5G, possono abbassare la capacità individuale di rispondere alle infezioni. Ma esiste una correlazione epidemiologica? Se noi osserviamo quello che è successo a Wuhan, la città dove è esplosa l'epidemia da coronavirus,
Sappiamo che è la prima città al mondo per copertura con antenne 5G. Ma questa è una coincidenza oppure c'è un rapporto con l'epidemia? Vediamo cosa succede in Italia. In Italia purtroppo le regioni più colpite sono la Lombardia, l'Emilia-Romagna, il Veneto e il Piemonte. Questa è la cartina tratta dal sito del Sole 24 Ore che fa vedere in rosa le zone colpite. E purtroppo con il cerchio nero le zone dove ci sono i morti. E allora dov'è il 5G in Italia? Telecom Italia, secondo queste fonti di stampa, ha installato antenne 5G a Milano, Prato, L'Aquila, Bari, Matera, Roma, Torino, Firenze, Napoli, Genova, Monza e a Brescia. In particolare a Brescia, nei quartieri Chiesa Nuova, Sorbanella, a sud-ovest della città. Poi a chiusura in Monpiano, e questo articolo dice che entro la fine del 2019 era previsto l'installazione nel centro storico a San Polo, Urago e Sant'Eustachio. Sempre secondo questo articolo, non ci dovrebbero essere antenne a Bergamo, Como e Varese. Come voi sapete, Bergamo purtroppo è una delle città più colpite dal coronavirus. Per quanto riguarda Vodafone, sempre notizie di stampa. Sappiamo che ci sono installazioni di 5G a Milano, Torino, Bologna, Roma e Napoli e questi sono i quartieri in dettaglio dove dovrebbero esserci appunto le antenne nella provincia di Milano. Secondo la rivista Tecnoandroid, ed è un articolo del 20 febbraio 2020, quindi abbastanza aggiornato, Wind3, Iliad e Fastweb non hanno ripetitori attivi per la trasmissione del segnale 5G, non ancora. Allora, andiamo a vedere le città dove c'è stata una maggiore incidenza dei casi di coronavirus. Brescia, purtroppo, al 28 marzo era colpita da 7.678 casi. E qui, secondo il sito che potete vedere qui sotto, copertura 5G, a Brescia ci sarebbero queste antenne, nella località Botticino, Roncadelle, Castel Mella. Allora, Brescia città sembrerebbe di no, però nella provincia alcune antenne ci sono. Invece per le altre città, come Codogno, tristemente nota per essere stata l'inizio del focolaio di coronavirus, Piacenza, un'altra città fortemente colpita, e Cremona, ecco qui antenne non ce ne sono. Ne vediamo una qui in alto nella periferia di Cremona. Soltanto quella lì. Bergamo, colpita al 28 marzo 2020 da 8.349 casi, in città non ci sono antenne 5G, secondo questo sito, speriamo che sia affidabile, ce ne sarebbe a Seriate un'installazione. Anche Pesaro Urbino è una città veramente piagata dall'epidemia, con 1.507 casi, e qui vedete che non ci sono assolutamente antenne del 5G. Allora, la domanda è questa. Se presupponiamo che la fotografia fatta da questi siti sulla presenza di antenne 5G sia vera, chiediamoci che cosa hanno in comune la pianura padana, dove c'è stata l'esplosione di più casi e anche la maggiore mortalità da coronavirus, e la regione di la città di Wuhan. Qualcuno ha ipotizzato l'inquinamento atmosferico da polveri sottili. Forse il clima? L'industrializzazione sono entrambe delle aree a forte densità produttiva, ritmi di vita stressanti, fumo di tabacco, oppure l'epidemia segue semplicemente il flusso dei contagi. La Società Italiana di Medicina Ambientale, la SIMA, ha pubblicato un documento di posizione che è stato condiviso da strutture dell'Università di Bologna e dell'Università di Bari, che stabilisce una correlazione tra inquinamento da polveri sottili e diffusione dei virus nella popolazione. Questa sembrava finalmente essere la spiegazione a che cosa c'è in comune tra Wuhan e la pianura padana, in particolare la Lombardia. Però subito dopo un altro gruppo di ricercatori, quelli della Società Italiana di Aerosol, hanno diramato un altro documento di posizione perché ritengono parziale e prematura l'affermazione che esista un rapporto tra i superamenti di livelli di soglia di polveri sottili che sono stati osservati nel periodo dell'epidemia e i contagi da Covid-19.
Quindi, come potete vedere, i ricercatori sono divisi anche su questo argomento. Allora, la questione è questa, che parlare di correlazione tra 5G e coronavirus sembra inappropriato non solo perché gli effetti biologici del 5G sono gli stessi di tutte le telecomunicazioni e quindi tutte le esposizioni a radiofrequenza andrebbero considerate come un possibile fattore di rischio. Ma soprattutto manca un sostegno epidemiologico, almeno per ora. Però c'è un nesso importante, serio, tra l'epidemia di coronavirus e la questione 5G. Il nesso è questo, che l'epidemia ci insegna una lezione sul principio di precauzione, nel senso che se avessimo imparato prima a comprendere e a interpretare quello che stava accadendo in Cina, se avessimo reagito prima come sistema sanitario, come società, e avessimo avuto una reazione tempestiva ai primi casi emersi in Lombardia, non ci troveremmo nel disastro attuale. Quindi la lezione che mette in comune l'epidemia da coronavirus e la questione 5G è che dobbiamo applicare il principio di precauzione e reagire in maniera tempestiva. Noi sappiamo oggi che le radiazioni di radiofrequenza comportano effetti biologici anche a livelli inferiori agli attuali limiti di legge e quindi, sulla base di queste evidenze scientifiche, abbiamo il diritto di chiedere una moratoria del 5G, perché il 5G va a sommarsi alle precedenti generazioni della telefonia mobile, perché il 5G comporta un aumento di antenne sul territorio e quindi tutto questo è inaccettabile. Impariamo da questa lezione per attivarci subito e chiedere una moratoria del 5G, ma soprattutto intervenire a livello internazionale, perché la Federal Commission of Communication, quindi la commissione che si occupa di campi elettromagnetici ha autorizzato l'installazione di milioni di antenne 5G nello spazio, ha fatto questa autorizzazione per la compagnia Starlink. E quindi qua c'è pericolo alla salute, non solo sulla Terra, ma anche con un'esposizione che deriva dallo spazio. Quindi applichiamo il principio di precauzione per tutelare innanzitutto la salute pubblica. E vi invito a restare a casa perché è la misura che in questo momento ci permette di essere più attivi nella difesa della salute pubblica. Vi ringrazio.